l'effetto chroma key, andiamo a vedere in KineMaster come fare un chroma key. Questo è velocissimo questo tutorial. Non prima però di avervi ricordato di venirmi a trovare su Telegram, su YouTube e su TikTok, e andiamo a vedere subito come fare. Leviamo lo schermo e vi mostro un attimo quello del telefono, perché se non lo sapete, KineMaster è un'applicazione che si usa solo per telefono. Un attimo, ok? 3, 2. Ok, ve lo faccio vedere in questo video. Batto un attimo le mani per sincronizzare. Ok, allora il primo punto è cliccare sopra più, in questo modo. Fare ad esempio 16 noni e qui iniziamo a selezionare. Qui adesso iniziamo a selezionare lo sfondo che vogliamo mettere, mettendo media, selezionando uno sfondo. Io ne ho scaricato uno da, ho scaricato tutti i file da pexels.com, sia un video con click screen e sia un'immagine. Ho messo questa immagine molto bella di questo paesaggio, quante volte l'ho messa, va bene. E poi, ecco qui la nostra immagine. Qui la potremo anche, non so come si ingrandisce, se lo sapete scrivetemelo nei commenti, forse così, no, così la giro, ok, va bene. E ve lo faccio vedere. Adesso come aggiungiamo il nostro bel video? Nulla di più semplice di cliccare livello e fare media. Adesso, cliccando sopra media, dovremo cliccare sopra a convertere, Luigi. Dobbiamo andare a prendere il nostro video che vogliamo mettere con green screen. Prendiamo il nostro video, ad esempio questo qui. Ecco qui, qui ci vuole un po' di tempo, lo devo trasformare, ci vediamo tra qualche minuto. Ah, già fatto, benissimo. Bene, adesso lo andiamo a ingrandire un pochino, in questo modo, così. Sforiamo i bordi se è troppo piccolo, oppure possiamo tipo metterlo così. E poi come facciamo? Possiamo tranquillamente mettere dietro anche tranquillamente un video, dopo vi faccio vedere. Allora, leviamo il chroma key, come si fa? Selezioniamo, oh, dove sta? Chiave cromatica, e l'abilitiamo. Ok, in teoria dovrebbe essere fatto, se non è così lo andiamo a aggiustare in questo modo. Qui modifichiamo l'esposizione della persona. Quindi ecco, e qui modifichiamo l'effetto green screen, vedete, così tipo potremmo andare a aggiustare le bavature, lo facciamo con questo. Ok, curva del, qui possiamo tipo mettere, che cos'è questa cosa? Ah, è tipo una cosa dei colori, vedete? E poi potremmo andare in mostra maschera, eccolo qui, questa qui è molto utile. Quindi ricordatevi, la parte bianca sarà quella che rimanete e quella nera sarà quella che levate. Adesso qui chiave croma e selezioniamo lo sfondo. Io vado a levare ed ecco qui. Adesso è tranquillamente utilizzabile il video. Vedete? Avete visto che il video si sta scorrendo. Un altro punto, come mettere un video. Quindi ritorniamo tutto indietro. Oddio. No, ok, io sto cancellando tutto. Faccio, perché mi si glitcha certe volte? È un problema, ditemelo se anche a voi capita. Bene, rimettiamo un video. Adesso come sfondo ci mettiamo un bel video. Sperando che ce lo mettiamone uno tipo questo qui. E poi sotto ci mettiamo il video come abbiamo fatto. Qui lo dobbiamo allungare. Ah, perché non me lo fa allungare? Forse dobbiamo fare, se no tagliamo, vabbè, questo qui sarà tagliato automaticamente. Adesso andiamo a vedere, vediamo. Magari facciamo una cosa più carina, tipo lo mettiamo così, carino, vorrei fare, vedete che bella? Avete visto? Avete visto quanto è bello fare il chroma key? Basta, niente, io vi super ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo video, di averlo fatto con successo. Vi ricordo le solite cose importanti che dovete fare, venite su Telegram, venite su YouTube, su TikTok. Io vi super ringrazio, vi do l'appuntamento, alla prossima, ciao!